Sì, ho ricevuto dei piccoli sci sicuramente subito da ragazzino perché in casa mia c'era mia zia che sciava e mi ricordo che al mercoledì e qualche volta anche al sabato si andava a sciare con lei e credo, sì, ho in mente che il primo regalo sportivo è proprio un paio di sci. Ma ho sempre ammirato la pacatezza di un Roger Federer, per esempio, che è un uomo che si presenta sempre con un atteggiamento che ispira simpatia, almeno a me, ecco. Al di là di questo, io non capisco niente di tennis, purtroppo. Lo sport è comunque qualcosa che, tutto quello che riguarda il corpo, riguarda un po' l'impegno della persona, il rischiare anche con se stessi un mettersi dentro una dinamica che in qualche modo rischiosa, ti espone. E credo che sia una cosa che ha un valore spirituale, un valore profondo. Del resto si dice, no, anche nell'espressione comune, mettersi in gioco. Quindi è sbagliato quando si dice che lo sport per qualcuno è una religione, no, può essere una fede. Sì, c'è anche questo. C'è un autore francese che dice che il cristianesimo è la religione dell'uscita dalla religione. Così come viene celebrata, sì, come viene vissuta, almeno a livello esteriore, quello che si vede a livello pubblico, può lasciare un po' così perplessi, per tutta questa esteriorità. E d'altra parte, io dico sempre, il commercio, o la pubblicità o il consumismo potrebbe trovare nel Natale un'occasione così ghiotta se il Natale in se stesso non svegliasse qualcosa di molto profondo nel cuore umano, un desiderio di felicità, di pienezza, un sogno magari che si risveglia soltanto per essere subito messo da parte perché non realistico, ma potrebbe attirare così tanto e far spendere così tanto le persone se proprio proprio non volesse più dire niente. Io penso che se non volesse più dire niente, neanche il commercio potrebbe più vivere di questa festa.